Ciao a tutti, sono Emanuele Bonaglia e benvenuti nel mio diario. Nel video di oggi ci eserciteremo maggiormente sul punto mimosa, su questo disegnino, su questo campione che ho disegnato appositamente per questi video. Ho posizionato uno spillo in questo punto all'inizio del mimosa. Siamo all'interno della curva. Iniziamo da sinistra verso destra, facendo il punto e mezzo dalla parte destra. Lavoriamo punto tela e sull'ultima coppia facciamo il punto e mezzo, come vi ho spiegato nel precedente video. Consiglio di mettere uno spillo lontano dalla lavorazione in modo da tendere bene il punto e mezzo. In questo modo lavoriamo il piede e mettiamo lo spillo. Lavoriamo, attorcigliamo due volte e sulla coppia del punto e mezzo eseguiamo un punto e mezzo. Questo spillo serve per tendere maggiormente il punto e mezzo in modo da ottenere una lavorazione pulita. Tendere sempre molto bene tutte le coppie in modo che la lavorazione rimanga tesa e soprattutto piatta. Nessuno vuole le gobbe nella lavorazione. Per eseguire al meglio questo imparaticcio o comunque qualsiasi disegno a mimosa, consiglio di guardare prima il video precedente che ho fatto in modo da capire bene prima i movimenti e poi esercitarsi con un disegno simile a questo che si può trovare ovunque. Mano a mano che si esegue la curva, bisogna girare il tombolo in modo da seguire esattamente la linea del disegno. Ho notato che dal precedente video molti mi hanno chiesto la distanza della bisetta e quanto deve essere larga questa. La verità è che serve solo una linea per eseguire il punto mimosa, in quanto lo spillo deve essere posizionato sempre e solo sulla linea. Quindi non serve eseguire una bisetta molto evidenziata, molto aperta, serve solo eseguire una linea. La coppia del mezzo punto con cui eseguo il mezzo punto deve essere sempre tesa molto in modo da appiattire il punto.
Giriamo ancora il tombolo. Come vi avevo già accennato nel video precedente, il punto mimosa è caratterizzato dall'alternarsi delle curve. Infatti, in questo punto vi sarà il cambio di lavorazione. Il cambio di lavorazione l'ho già spiegato nel video precedente. Essendoci molte curve, è necessario girare molto il tombolo. In questo punto dobbiamo eseguire una barretta. In questo punto. E quindi cosa facciamo? E quindi le barrette sono una parte fondamentale del punto mimosa, in quanto dalle barrette si vede anche la lavorazione come è stata eseguita. Le barrette si eseguono, ci sono vari modi per eseguire le barrette nel punto mimosa. Io uso quella, il metodo più facile e anche quello che ne risulta meno evidente dalla lavorazione. Quindi tolgo lo spillo in questo modo in corrispondenza della barretta. Dopodiché attorciglio il portante le volte necessarie per arrivare al piede o comunque alla mimosa. Dunque, prendo l'uncinetto, non entro dentro alla tela, ma entro dentro al piede, in questo modo. Faccio rivedere. Quindi, dopo aver attorcigliato, prendo l'uncinetto, non entro nella tela, ma entro nel piede, prendendo direttamente tutta la mimosa lavorata. Questa. Prendo il filo del portante. Ecco, tiro bene, rimetto lo spillo perché comunque la bisetta, la mimosa deve rimanere in tensione. E tiro bene per fermare e faccio la barretta in maniera normale come vi ho mostrato nel video dedicato alla barretta semplice. In questo modo. Dopodiché lavoriamo normalmente le coppie della mimosa. In questo punto vi sarà il cambio di lavorazione,
che ho spiegato, ripeto, nel video precedente. Se non siete ancora membri del mio diario, ma vorreste esserlo, iscrivetevi e non perdetevi l'appuntamento ogni settimana con i miei video. Inoltre, non dimenticatevi di condividere il video e di seguirmi sui social nei link sottostanti.